Buonasera a tutti e benvenuti alla 98esima For Fun di Italia Racing Team. Siamo ancora qua pronti quest'oggi per la penultima For Fun prima della pausa estiva, con anche una nuova presenza all'interno del team commentatori di Italia Racing Team. Michele Cosini è qui con me oggi. Buonasera a tutti, buonasera. Michele, che è un fortissimo pilota per quanto riguarda assetto corsa, e non so se per quanto riguarda anche assetto corsa competizione. Su assetto corsa sono certo al 100%, su assetto corsa competizione me lo dirai tu adesso. Comunque, diciamo che preferisco assetto corsa, però qualche puntatina anche su competizione, soprattutto per le gare endurance, che sono veramente godibili su quel simulatore, non le disdegno. Bene. Nel mentre stavamo vendendo la combo, ma parte la qualifica da 5 minuti, ricordiamo il format velocemente: 5 minuti di qualifica e poi 15 minuti di gara senza il più un giro, quindi quando finisce il cronometro finisce la gara stessa, e abbiamo ben 21 piloti in pista per quanto riguarda il primo dei due gruppi, perché data la grossa presenza di piloti, sempre due gruppi, con il primo che arriverà a livello di punti e partirà poi anche nel gruppo 2, quindi chi vince qua parte poi con il gruppo dei più veloci, dei più forti teoricamente. Non sarà facile questa qualifica, perché con soli 5 minuti e una pista comunque di oltre 4 km non si avranno tanti tentativi, quindi bisognerà cercare di massimizzare la prestazione, magari giro abbastanza safe, ma che perlomeno ti metta in condizioni di partire magari in top 10. Assolutamente, basta all'inizio mettere un buon giro che comunque ti permette di star là davanti e poi cercare il limite proprio nell'ultimo tentativo possibile. Qua attualmente Andrea Privato, che è il primo dei piloti adesso è uscito super veloce, perché ha già distaccato comunque i piloti dietro di lui che formano un trenino incredibile su questo lunghissimo tracciato con l'Euro NASCAR, dove c'è stato proprio due weekend fa il American Festival of Rome, qui molti membri di RT, compreso me stesso anche, erano presenti a vedere la gara dell'Euro NASCAR. Quest'oggi invece la viviamo in maniera virtuale con questo format, 5 minuti più 15 minuti di gara, ricordiamo due gare da 15 minuti con l'inversione della top 10, quindi sarà anche interessante vedere l'inversione. Nel mentre andiamo già on board, visto che ci siamo con Andrea Previato, godiamocelo direttamente da qua. Ecco l'ingresso del curvone, veramente da pelo come si suol dire, in quarta, perché ricordiamo che queste macchine hanno solamente 4 marce, con un motore poderoso, direi un V8 di 5700 centimetri cubici, cavalli americani, chiamiamoli così. Assolutamente. È un sound spettacolare, non facile assolutamente da guidare. Non facile da guidare, molto complicata soprattutto in frenata, questa vettura è una vettura che facilmente può essere portata comunque al bloccaggio, e in generale comunque nel complesso le EuroNASCAR sono tutte identiche per quanto riguarda le specifiche tecniche. Stesso motore, cambia solo leggermente le grafiche esterne, perché abbiamo Chevrolet, abbiamo la EuroNASCAR FJ, abbiamo anche altri due costruttori, Mustang esatto. Sicuramente. Poi adesso andremo effettivamente a vedere l'ultima, che purtroppo non mi viene in questo momento in mente, nel mentre Andrea Previato lo troviamo al tornantino. Complicata anche, scusami Tommy, la fase di trazione, perché comunque ovviamente non abbiamo né ABS né traction control, quindi la macchina è veramente tosta in alcune fasi, frenata come dicevi te, ma anche trazione. Assolutamente una macchina complicatissima, ma che fa divertire sia i piloti che il pubblico. Vedremo sicuramente gran bagarre in questo incredibile gruppone. Si vanno a chiudere i primi giri, scopriremo poi tra poco come andrà ad evolversi la classifica. Attualmente non vediamo ancora nessun dato interessante, ma sappiamo per certo che tra pochissimo arriveranno dei tempi molto interessante. Vediamo adesso se dal lato server ci aggiorna effettivamente su chi è in pole position. Teoricamente in questo momento ci sta Francesco Angelelli, appena comunque la grafica
ne darà la possibilità, lo vedremo subito immediatamente sulla nostra sinistra con Previato che sta spingendo forte. Ma andiamo a vedere anche il resto dei piloti. Ricordiamo, per quanto riguarda le livree, sono le livree dello scorso campionato, campionato 2022. Abbiamo provato a cercare le livree 2023, purtroppo non ancora in circolazione, quindi un peccato. Però comunque anche queste livree 2022 erano molto carine, anzi secondo me per quanto riguarda il campionato Euronascar quest'anno ho visto molto molto meno fantasia rispetto all'anno scorso a livello di livree nel complesso, perché poi ci sono delle livree bellissime anche per l'annata 2023, ma se guardo tutto il pack di auto presenti ce ne sono di più belle nel 2022. Sì, veramente aggressive tra l'altro, poi queste macchine sono veramente muscolose, voluminose, ma veramente veramente cattive. Esatto, cattivissime e aggressivissime con questi cavalli americani. Mentre va a chiudersi la qualifica con quindi piloti che stanno andando a chiudere il loro secondo tentativo, solo due tentativi alla fine, con Alessandro Borghi leggermente largo qua in questo momento, sarà salvata ritrovandosi anche vicino a un pilota davanti con la vettura di Giorgio Maggi, se guardiamo la controparte reale. Mentre Angelelli confermato attualmente in pole position, vediamo il resto del gruppo: Marulli secondo, Previato terzo. Vediamo se c'è un miglioramento da parte di Alessandro Borghi. No, rimane in ottava piazza D'Esposito quinto, Daniel D'Esposito decimo piazza, che si mette appena lì in top 10. Michele Corti scende in tredicesimo con Pierluigi Taglia che ruba la top 10 in questo preciso istante. Pellegrino tredicesima posizione, comunque c'è un distacco abissale tra, per quanto riguarda i piloti là davanti e quelli dietro, tranne tra Marulli e Angelelli che si ritrovano a 31 millesimi, mentre qua Pierluigi Taglia perde il controllo della vettura appena dopo le qualifiche, per fortuna non causando grosse problematiche. Comunque stiamo vedendo la classifica che si sta sviluppando con anche Costamagna che si mette in dodicesima piazza, qualifica serrata là davanti e anche nel mezzo. Comunque vediamo tanti piloti ravvicinati, ma i primi tre stanno facendo un altro sport in questo momento. Sì, esatto, come hai detto te Tommaso, i primi tre altra categoria, però poi vediamo una bagarre incredibile soprattutto nel midfield, come si suol dire, quindi nel pacchetto di mezzo ci sono distacchi minimi e ci sarà da ridere. La gara sarà di una bagarre incredibile, anche perché ricordiamo che queste macchine, essendo a ruote coperte, non risentono più di tanto della scia, quindi i piloti avranno un'ulteriore difficoltà rappresentata proprio dal fatto che, non avendo questo, chiamiamolo, aiuto aerodinamico della scia, andranno proprio a faticare ancora di più per sorpassare il pilota che li precede. Assolutamente, non sarà semplice il sorpasso, la scia fa poco o quasi niente, addirittura dipende anche dal distacco. Di norma sotto i 4 decimi si sente già un po' di più la scia, ma non è semplice con un tracciato con così pochi rettilinei effettivi, perché se guardiamo di rettilineo effettivo ce n'è uno solo ed è dopo la curva delle Cimini. Quindi sarà interessante vedere come se la caveranno i piloti, soprattutto in partenza dove c'è il curvone che non è un vero e proprio rettilineo e preoccupa tantissimo i piloti. Abbiamo visto delle prove gli scorsi giorni e i piloti hanno fatto veramente tanta fatica ad eseguirla in tranquillità. Vedremo se in questa partenza non ci saranno grossi colpi di scena, noi lo speriamo, anche perché è bello vedere tanta pulizia in pista anche nella fase di partenza. Ecco qua il curvone che da solo si esegue in maniera molto semplice, mentre quando si arriverà con tutto il gruppo di piloti in partenza bisognerà eseguirlo in maniera un po' più tranquilla. Finisce la qualifica ufficialmente, quindi come possiamo vedere Angelelli primo con secondo Marulli e terzo Previato. Tra pochissimo si partirà, noi andiamo un attimo in pausa e noi poi torniamo tra pochissimo per quanto riguarda gara 1 con 15 minuti e l'inversione poi della top 10 in gara 2. A tra pochissimo.
Rieccoci quindi tornati in live, pronti con la griglia di partenza, con là davanti proprio Francesco Angelelli che tra poco prenderà il via all'autodromo di Vallelunga. E che dire, Michele, un bel gruppo di piloti, sono ben 21 i presenti alla partenza. Bello, bello vedere così tante auto in pista, aspettiamoci comunque gran bagarre in tutto il gruppo. Beh sì, la pista così piena proprio di vetture è spettacolare, veramente ci sarà da divertirsi con questo gruppone, speriamo che non ci siano troppi contatti, vediamo, facciamo un in bocca al lupo a tutti. Assolutamente un bel in bocca al lupo ai piloti e soprattutto divertitevi essendo una for fun, si scaldano i motori di queste fantastiche Euro NASCAR. E si parte quando si spengono i semafori. Una buona partenza là davanti per Angelelli. Ma Marulli si mette subito lì. Attenzione, una vettura perde il controllo là dietro. E quindi uno dei piloti ha già perso il controllo in autonomia. In questo caso mentre arrivano qua al curvone in tanti piloti. Occhio perché è rischioso. Ma qua davanti pulitissimi con Marulli che va a passare Angelelli per la prima posizione. Staccatona di Angelelli. Risponde, tutti vanno larghi e ne approfitta un terzo pilota che si mette all'interno in free wide all'uscita delle cimini. No, contatto! Angelelli perde il controllo con un contatto con Marulli. Il pole sitter di questa gara adesso dovrà ripartire dal fondo della griglia. Sarà una complicatissima risalita. Là davanti Puglisi perde anche il controllo. E D'Esposito era il terzo pilota che è andato ad approfittarne e ha preso la prima posizione. Vediamo attualmente Puglisi, ma in realtà Puglisi è appena fuori dalla griglia. La classifica adesso si mette a posto esattamente con Daniele D'Esposito davanti. Marulli, contatto con Noto probabilmente a questo punto, perché era il pilota che risultava effettivamente in contatto. Marulli, occhio al rientro. Questa macchina è molto semplice da perdere in posteriore. Per fortuna riesce a rientrare senza causare grossi danni. Ma là davanti c'è stata una evoluzione incredibile per quanto riguarda le griglie, Michele. Eh sì, peccato perché i curvone erano stati veramente direi quasi fenomenali, perché comunque queste macchine abbastanza pesanti e senza termocoperte in partenza sono veramente dei cavalli impazziti. E peccato perché poi alla curva dei cimini, molto molto insidiosa, quando si è nel gruppone ci sono stati dei contatti. Però vediamo, ci sono ancora 13 minuti di gara, si può rimontare. Assolutamente si può rimontare. Marulli e Angelelli che dovranno ripartire dalla 17esima e 18esima posizione, mentre qua davanti Teoli attualmente in terza piazza, inseguito da Borghi. Teoli che ha passato Borghi al tornantino. Adesso i due si guardano in distanza, mentre là davanti D'Esposito prova a scappare nei confronti di Preveato. Preveato che è l'unico dei top 3 che è rimasto là davanti. Mentre andiamo leggermente più indietro perché c'è grande bagarre con Ahmed Nico fuori, con anche Pierluigi Taglia indietrissimo, e anche Luigi Squirò perde il controllo. Occhio al rientro, attenzione, un rientro bruttissimo là davanti. Vediamo effettivamente di chi, di Giacomo Viaro. Non bellissimo come rientro a livello visivo, devo essere sincero. Mentre qua D'Amore insieme a Noto fianco a fianco mentre stanno arrivando alle soratte. Con D'Amore che ha ragione in questo caso, all'interno si prende la posizione nei confronti di Cristian Noto. Sì, bel sorpasso, molto pulito, all'interno della Sorato, come dicevi tu, è una curva veramente veramente stretta dove si può anche inserire la prima marcia, facendo sempre però un po' attenzione in uscita, perché la macchina veramente è un attimo che scappi via. Assolutamente, mentre al tornantino ci ha provato ancora Noto per riprendersi la posizione su D'Amore. Purtroppo l'uscita non è stata ottimale per Noto, che ha optato per la traiettoria interna dopo un leggero lungo di D'Amore. Mentre Marulli anche fa un errore, perde qualche posizione su Viaro e su Piazza. Precisamente Marulli, che è un ottimo pilota, è stato uno dei più veloci per quanto riguarda questo gruppo 1, ma attualmente ha perso tante posizioni, sta facendo molta fatica, mentre anche Stiano Antonio perde il controllo alla Roma. Adesso riparte in 12esima posizione
e là davanti però andiamo perché c'è la lotta per la prima posizione con Previato che riesce a prendere la leadership nei confronti di Desposito. Desposito che sulla carta è leggermente più lento, ma sta facendo anche lui un buon ritmo, 1.43.7 nei confronti di un 1.43.611. Di Previato fianco a fianco alla Campagnano, tenta un incrocio, perde il controllo d'Esposito purtroppo troppo presto nell'accelerare e finisce fuori con Borghi, D'Amore e Noto che ringraziano, ma non solo, anche Falbo, Bianchi e Teoli passano inesorabili nei confronti di d'Esposito. Peccato, peccato, perché l'azione era sicuramente giusta, pensata bene, perché appunto l'idea era quella di incrociare il pilota davanti per un'uscita migliore per poi riprovare la staccata alle sorate, però quando dai gas troppo presto la macchina è pesante e non si ha traction control, si può andare incontro a questi problemi. Eh sì, mentre qua c'è stato un bel sorpasso di Antonio Suvi, Staiano Antonio Suviaro, mentre qua purtroppo Viaro lungo causa un incidente, perde il controllo insieme anche a Marulli. Marulli che ha le gomme sicuramente calde, sta facendo una fatica incredibile. Mentre all'S Cristian Noto all'S perde il controllo, da capire se ha perso autonomamente il controllo oppure no. Attualmente comunque Marulli il pilota più in difficoltà con ste gomme calde, sta facendo gran fatica, e anche Ahmed Nico lì dietro, molto più indietro comunque, al semaforo attualmente, e anche Stefano Antonio non ce l'ha facile. Gara difficile per molti piloti, diciamo che in generale non sono facili queste auto, e lo stiamo vedendo con tanti piloti in difficoltà. Poi se le gomme vanno in overheating è ancora più complicata, mentre adesso vediamo Pizzato Paolo che potrebbe provare l'attacco, ma perde anche lui il controllo in uscita dalle Cimini e quindi deve rinunciare, e Corti ringrazia prendendosi una posizione gratuitamente. Sì Tommaso, volevo proprio sottolineare quello che hai detto, che queste macchine non sono assolutamente facili, e il problema è un po' un cane che si morde la coda, diciamo, perché se tu magari fai qualche errore per qualche scodata, cerchi di mettere giù il gas troppo presto, non solo perdi parecchio tempo, perché comunque quando perdi motricità veramente ti fermi quasi, e in più, come appunto sottolineavi te, le gomme posteriori vanno in overheating, si scaldano in maniera terrificante, e quindi vai ad avere ulteriore sovrasterzo almeno per un settore della pista. Quindi se vedete tanti errori ci possono stare, perché sono veramente veramente difficili da guidare. Assolutamente, l'errore è comunque dietro l'angolo, mentre chi attualmente sta facendo un gran recupero e non sta facendo errori è Francesco Angelelli, che attualmente detiene il fastest lap in 1.43.131 e attualmente sta facendo anche il prossimo giro in già due settori fucsia, quindi potrebbe battere ulteriormente, abbassare ulteriormente il suo fastest lap. Vedremo se ce la farà. 1.42.460, gran giro di Angelelli, che attualmente in decima posizione, varrebbe con l'inversione della top 10 la pole position di gara 2, ma penso che Angelelli voglia recuperare ancora qualche posizione, non penso si accontenterà solo della decima. E davanti a ben due piloti che sono in bagarre anch'essi, che sono proprio, anzi tre piloti, che sono D'Esposito, Paolo e Pellegrino, che sono lì davanti, li osserverà da spettatore e poi magari si unirà a loro. Sì, Angelelli ha veramente un super ritmo, adesso vediamo, perché appunto ha raggiunto questo gruppo e non sarà facile, perché comunque come dicevamo già nelle qualifiche, superare senza un grande effetto sci è difficile, in più questo circuito, come dicevi tu, non offre grandi dritti. Il rettilineo più lungo è quello dei box, ma è intervallato dal curvone e quindi è molto difficile seguire una macchina da vicino, una curva veramente veramente veloce e anche abbastanza pericolosa. Il rettilineo successivo, quello che porta alla Campagnano, è forse l'opportunità più ghiotta, però non è assolutamente facile. Mentre qua in cross di traiettoria di D'Amore nei confronti di Borghi, sono quasi fianco a fianco, l'uscita è migliore
da parte di Borghi mentre arrivano al curvone. Vediamo se tenterà di affiancarsi già in questo momento d'amore, mentre là dietro Ancelelli ha già passato uno dei piloti con cui si trova in lotta d'amore. Prova a seguire, protegge la traiettoria ideale Alessandro Borghi, mentre d'amore adesso prova a seguirlo. Un leggero bloccaggio di Borghi che è largo, deve lasciare spazio nei confronti di d'amore, che perde leggermente il controllo andando su quel cordo all'interno, che è molto fastidioso con queste vetture, nonostante comunque siano delle vetture che non soffrono troppo i bump. Nonostante tutto, comunque non è sempre meglio evitarli, ma d'amore rimane sempre lì, tenta l'incrocio ancora all'interno con Borghi, che ha fatto un leggero errore. Proteggerà adesso l'interno di traiettoria della Soratte, vediamo se riesce a staccare forte. Stacca molto forte Alessandro Borghi, protegge l'interno, tenta ancora una volta di incrociare Daniele D'Amore, ma non c'è la possibilità, mentre ancora là davanti là dietro Angelelli riesce a passare, mentre qua D'Amore ha provato all'interno l'attacco, e mentre arriva il semaforo ancora un tentativo di incrocio di traiettoria, trova degli spazi dove non ci sono D'Amore e davanti, ma all'interno di traiettoria ce l'ha ancora una volta Borghi. Vediamo se riesce a difendere, leggero contattino tra i due, anzi quasi senza contatto con Borghi, che dice ti accompagno leggermente fuori D'Amore, però lo faccio perché voglio mantenere la posizione, ed è stato molto furbo in questa situazione. Ha sfruttato la traiettoria interna e Borghi ancora lo troviamo in seconda posizione, mentre là dietro D'Esposito e Michele Corti fianco a fianco l'S, con anche Angelelli che potrebbe approfittare della possibilità di mettersi in settimo, addirittura in sesta posizione, mentre purtroppo vediamo anche Vitto Dei, che è uno, anzi il primo pilota che prende uno stop and go for cutting, perché comunque ricordiamolo, su Italia Racing Team ci sta Real Penalty, che non permette più di 6 tagli all'interno del circuito. Se si taglia troppo si deve eseguire la penalità di stop and go. Battaglia direi fantastica tra D'Amore e Borghi, che vedo che si stanno ancora... È passato D'Amore. Sì, è passato. Veramente stiamo vedendo delle battaglie grandiose su qui. Mamma mia, Angelelli se ne fa 2 in 1, Angelelli se ne fa 2 in 1, mamma mia, attenzione, ancora affiancati, bello. Ora arrivano alla Campagnano, sono curioso di vedere chi riuscirà a mettere il muso davanti. Stacca forte Angelelli. E lì davanti, mamma mia, bello questo suo passo, Michele. No, assolutamente, Angelelli sì, ha un passo decisamente migliore, però ai come se ci fosse una macchia d'olio lì, oppure la gufata del commentatore, prima gufata del commentatore Michele Casini, e noi l'accettiamo così, mentre Angelelli non riesce a ripartire in questo momento. Comunque non preoccuparti Michele, quando diventi commentatore prendi dei poteri che non potevi e non sapevi di avere. Ho capito. Vediamo che questi poteri cosa daranno. Comunque penso che lì il problema sia stato proprio la scalata, perché forse non abbiamo accennato che queste macchine anche in scalata sono molto problematiche. Tra una marcia e l'altra è consigliato toccare l'acceleratore per stabilizzare un attimo l'asse posteriore, perché tende anche lì a scappare via quando si inserisce la marcia più bassa. Quindi sicuramente Angelelli, preso dalla foga, ha scalato un po' troppo violentemente o era troppo sui giri e la macchina gli è scappata. Assolutamente, Pellegrino perde anche il controllo alla Roma, diciamo che essendo anche un cambio d'H tradizionale, 4 marce comunque, non è un 5 o 6 marce, sono 4 per queste NASCAR, ma comunque è un cambio ad H tradizionalissimo, non è sequenziale, quindi c'è anche questa complicazione, diciamo. Esatto, che unita al fatto che la macchina tende anche a bloccare l'anteriore, non rende la vita facile ai nostri piloti. Però, come ti dicevo, si vedono anche delle battaglie di ottimo livello. Assolutamente, grandi battaglie, mentre qua Fabrizio Bianchi prova per la terza posizione nei confronti di Borghi. Stava perdendo il controllo del posteriore Borghi, diciamo che ha aiutato in questo caso Bianchi si accorge che comunque non è stato un sorpasso super corretto, in cui deve ringraziare proprio Alessandro Borghi per non aver perso il controllo totalmente, lo rilascia ripassare, bel esempio di fair play in queste gare for fun
è assolutamente bello vedere questo fair play tra i piloti. Proseguono quindi a battagliare, mentre Puglisi riesce a passare Carlo Piazza. Occhio, perché Piazza comunque all'interno, un leggero contattino tra i due, fianco a fianco, leggera scodata per Puglisi. Piazza ora all'interno delle S, fanno fianco a fianco, leggermente larghe entrambi, ma riescono a mantenere questa posizione ancora fianco a fianco per arrivare alla Roma. All'interno ancora una volta di Puglisi con Carlo Piazza che prova a chiudere ma non riesce e non può chiudere perché c'è proprio lì Luca Puglisi. E adesso però Luca dovrà mettersi dietro in una possibile scia con anche Pierluigi Taglia a seguirlo, mentre mancano solo 25 secondi, probabilmente ultimo giro. Adesso appena vediamo finire questa battaglia con Pierluigi Taglia, Luca Puglisi, Pierluigi Taglia che è leggermente largo per la scia anche, che fa il suo effetto proprio quando non te l'aspetti. Qui anche la Carlo Piazza leggermente lungo, vediamo Preveato, sì, Preveato che conferma, così essendo alla Soratte e alla trincea in questo momento, confermiamo l'ultimo giro in questo preciso istante. Sì, Preveato veramente. Borghi, Borghi ha rischiato, vai pure Michele. No, dicevo, Preveato veramente gara, direi, al limite della perfezione, sta vincendo anche, attenzione, attenzione. Mamma mia, Falbo. Ma c'è l'incrocio, c'è l'incrocio. E l'incrocio di traiettoria. Giro, 4 curve dalla fine, proprio il fotofinish. Sì, sì. Mentre Preveato adesso lo troviamo alla Roma, vediamoci ancora, godiamoci ancora questa battaglia tra i due. E adesso andiamo a vedere Preveato, andiamo a vedere Preveato che arriva sulla griglia e vince così la sua gara con D'Amore secondo e Bianchi terzo, ma torniamo lì dietro perché Borghi forse ce la fa, però c'è il rettilineo, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, penso di un paio di decimi, non di più. Eh sì, forse possiamo parlare anche di centesimi, lo andremo a vedere comunque appena si concluderà tutto, con D'Esposito sesto, Corti settimo, Piazza ottavo, nono Puglisi che ha finito a benzina e quindi arriva comunque nono dopo il contatto, anzi no, nono Italia, con quindi decimo Puglisi che finisce a benzina, undicesimo Teoli, Paolo dodicesimo, tredicesimo Noto, quattordicesimo Angelelli e quindicesimo Marulli. Arrivano uno dietro l'altro i piloti che erano in prima e seconda posizione rispettivamente in qualifica. Pellegrino sedicesimo, diciassettesimo, ancora in lotta con Ahmed Nico, Giacomo Viaro. Vediamo come va ad evolversi questa battaglia anche per il fondo della griglia. La situazione tranquilla tra i due. Sì, c'è un minimo di stacco, vediamo se non ci sono errori, perché attenzione, perché la curva Roma non è affatto semplice. Eh no, è letale, ancora di più con queste vetture, ma finisce con Viaro davanti e Ahmed Nico dietro come ci si aspettava, con Vitto Dei arriva 19esimo e poi arriverà ultimo per quanto riguarda il giro dei piloti. Nel giro del leader Schirò, mentre Staiano Antonio e Salvatore Cosentino erano già arrivati alla fine della griglia. Comunque Preveato che vince, quindi giustamente si va a fare un po' di donut alle Cimini e qui si divertono un po' i piloti a festeggiare, sia che sia andata bene la gara sia che sia andata un po' peggio. Comunque vediamo grande spirito da parte di tanti piloti che qua si divertono a fare un po' di donut proprio in stile NASCAR americano, anche se siamo in circuiti europei, ed è comunque molto interessante come si stia sviluppando la NASCAR per quanto riguarda l'ambiente del racing anche europeo. Pensiamo solo al fatto che era presente una NASCAR ovviamente modificata alle 24 ore di Le Mans. Sì, è una formula che comunque ha parecchi consensi e la vediamo su parecchie piste europee. E io purtroppo non l'ho mai vista dal vivo, come mi dicevi invece di aver fatto tu, ma deve essere parecchio spettacolare. Assolutamente, parecchio spettacolare sia l'Euronascar sia che la vettura comunque NASCAR presente a Le Mans. Ho avuto la fortuna insieme anche comunque ai ragazzi di RT di andare a Le Mans al centenario di Le Mans, quindi sotto quell'aspetto posso ringraziare solo Italia Racing Team che
Comunque, non ha fatto da sponsor, ma siamo andati comunque come amici e come bel gruppo a vedere una gara che comunque è storica, e vedere la propria prima 24 ore di Le Mans penso sia speciale. In generale, comunque, sono bellissime auto le NASCAR, veramente, veramente belle. Noi direi, Michele, di andare un attimo in pausa e poi ritorniamo per gara 2 con l'inversione della top 10. Affare fatto. A tra pochissimo, allora. Eccoci qua tornati in diretta con la partenza là davanti, Luca Puglisi inseguito da Pierluigi Taglia, grazie all'inversione della top 10, vedremo come andrà ad evolversi questa gara 2 del gruppo 1. E quindi sì,
parte in questo preciso istante. Buon stacco di frizione da parte di Pierluigi Taglia. Puglisi prova subito a difendere all'interno del curvone. Si sta arrivando in questo momento. Occhio perché vedo un 4 wide pericolosissimo lì dietro. Bravo Puglisi che si mette davanti a Taglia lì dietro. Abbastanza bravi i piloti per ora, da quello che ho visto. Vediamo se effettivamente così. Mentre adesso eseguono curva 1 lungo, Puglisi Italia ne approfitta immediatamente. Con quindi Pierluigi Italia prende la prima piazza in questo momento, con là dietro una partenza molto più veloce, ma Preveato DNF. Preveato DNF, il pilota che è riuscito a portarsi a casa gara 1, subito DNF per lui, mentre Puglisi in estrema difficoltà, partito primo, adesso si ritrova anche dietro a piazza. E Corti invece perde il controllo, i piloti riescono ad evitarlo quasi tutti. Riesce a partire Angelelli invece molto indietro, probabilmente coinvolto in un altro incidente. Puglisi poi riesce a riprendersi la posizione nei confronti di Carlo Piazza. Peccato, peccato Tomasi, sia per Angelelli che per Preveato, perché erano sicuramente due tra i più attesi. Uno perché ovviamente il vincitore, quindi partiva decimo, e Angelelli comunque aveva dimostrato grande competitività, ma si vede che è successo qualcosa, sarà stato qualche contatto pesante. Mamma mia, qui Puglisi anche ha rischiato di perdere il controllo. Chi invece sta facendo una buona gara rispetto alla prima è proprio Alessandro Marulli, che ha avuto una partenza migliore, senza incidenti in questo caso, per quanto riguarda la sua seconda gara. Già ottavo, sta provando a fare un recupero. Ricordiamo Alessandro che si trova nei piloti in top 3, quindi può essere sicuramente un pilota interessante per quanto riguarda questa gara 2, che dovrà fare in rimonta, e attualmente sta riuscendo nei confronti di Alessandro Borghi, di un altro Alessandro in questo caso. Battaglia tra Alessandri Borghi contro Marulli. Vediamo chi tra i due, tra la macchina numero 8 e la numero 88, chi dei due avrà ragione. Qui Alessandro Borghi difende un leggero bloccaggio, però sfrutta molto bene. Vediamo anche che si è creato un leggero canyon tra Borghi e Marulli e le macchine davanti. Probabilmente qualche nella bagarre. Adesso attenzione, perché c'è anche Viaro che tenta all'esterno alla Campagnano. Vediamo se riuscirà nell'incrocio, ma resta ben cucito alla corda Marulli. Qui dietro, anzi qui davanti, scusate, con Teoli che attacca piazza in maniera aggressivissima. Le due auto con la stessa livrea provano a fare gran bagarre. Occhio perché potrebbe arrivare anche D'Esposito dall'esterno del semaforo. Si fa vedere, ci prova, non riesce poi a passare. Bella, bella questa bagarre tra piloti anche qua davanti, con Italia che attualmente mantiene ancora la leadership. Un leggero contatto lì dietro a Teoli. Teoli che fa scodare la sua vettura, ma riesce a mantenere poi il controllo in ottima maniera. E occhio anche a Piazza, ancora sotto la possibile attacco, la possibile sferzata da parte di D'Esposito. Vediamo se ci riuscirà attualmente, però rimane dietro alla Roma, proverà a prendere un po' la scia. Occhio però che al curvone fa sicuramente fatica. Beh, se i primi sei, grande spettacolo, perché sono tutti sotto il secondo di distacco, quindi un bello show da parte dei primi sei classificati. Ora vediamo se D'Esposito riuscirà a portare l'attacco su Piazza, che sembra però aver preso un leggero margine. Eh sì, sembra aver preso un leggero margine. E attenzione, perché Marulli ancora si riporta sotto attacco nei confronti di Alessandro Borghi, e potrebbe essere sicuramente una buona possibilità. Occhio anche però là dietro, perché c'è un Fabrizio Bianchi su Pizzato Paolo, che potrebbe rendere la vita difficile, con Paolo leggermente lungo, e quindi Bianchi potrebbe provare a mettersi all'interno della Campagnano. Ci prova, si prova a far vedere, arriveranno alla Soratte fianco a fianco, vediamo se c'è la possibilità. No, alla fine Bianchi non riesce, contatto tra Alessandro Borghi e Alessandro Marulli. Marulli che se lo ritrova praticamente davanti a fare muro, probabilmente girato proprio dallo stesso Marulli, e quindi alla fine c'è il contatto. E c'è anche gran bagarre con tutti i piloti che stavano arrivando in quel momento. Occhio alla frenata, Marulli, contatto
con Cosentino, mentre Borghi adesso si ritrova dietro in 14esima posizione. E occhio qua, ancora un leggero contattino, mentre Privato sembra avere problemi ad entrare nelle serve, problemi tecnici per Previato, con quindi Alessandro Teoli attualmente in quarta piazza. Vabbè, meno di 4 decimi da Falco, vediamo se ora porterà l'attacco, perché forse ci eravamo scordati di sottolineare anche il fatto che queste macchine comunque non sono prive, come dicevamo, di controlli, e il consumo gomme oltre a quello benzina è raddoppiato, quindi se vedremo negli ultimi 5 minuti parecchia azione, parecchi testa coda, anche perché le gomme veramente, oltre che andare a fuoco, sono super usurate, in particolare quelle posteriori, quindi la macchina diventa ancora più difficile da guidare, ancora più difficile da soprattutto in battaglia da portare al limite. Assolutamente, non è semplice qua a Vallelunga, non è semplice in generale passare con queste vetture, ma vediamo se l'Esposito può riuscire a fare un sorpasso. Qua la Soratte, no, difende benissimo in questo caso ancora una volta piazza, mentre là davanti abbiamo visto Falbo che è riuscito a passare Teoli con un sorpasso. Brutto contatto tra Falbo e Teoli, con Falbo che perde le posizioni. Teoli sembra lo stia aspettando, vediamo se effettivamente è così. Adesso lo lascerà passare, sì, lo lascia passare dopo il contatto, quindi si accorge dell'errore e lascia passare l'avversario, mentre D'Esposito qua con piazza fianco a fianco alle S, il leggero contattino lo porta leggermente in ghiaia e adesso avrà il vantaggio giustamente Carlo Piazza, mentre qua occhio ai contatti, riescono in qualche modo ad uscire entrambi dalla Roma in maniera abbastanza pulita, ma qui c'è una bagarre molto fisica tra i due. Sì, no, senza esclusione di colpi, diciamo. Poi essendo macchine comunque abbastanza pesanti e voluminose, concedono anche qualche piccola sportellata. Assolutamente, quindi sentiamo anche il bloccaggio proprio di D'Esposito che finisce lungo, e quindi Piazza ringrazia e riesce a prendere qualche metro di distanza nei confronti dell'avversario, con anche Bianchi, Fabrizio Bianchi, che ancora su Pizzato Paolo potrebbe provare l'attacco nei confronti proprio dell'avversario stesso. Vediamo se ce la farà, vediamo se c'è una possibilità qui in scia, non sembra, mentre là davanti Teoli ha provato dall'esterno di Saverio Falbo la possibilità di manovra offensiva, non riesce a portarsi a termine, non riesce a portare a termine il sorpasso, ma qui alla Solata una staccata fuori da ogni limite, leggero contatto tra i due. E riesce Teoli questa volta con un attacco molto aggressivo ma pulito a passare nei confronti di Saverio Falbo. Grande aggressività di Alessandro Teoli, che riesce a passare alla Soratte con un comunque frenata alla Ricciardo, possiamo dirlo, il pilota che adesso è appena tornato in Formula 1 dopo il cambio di decisione in Alfa Tauri. Sì, ha ricordato anche a me il pilota australiano, che speriamo torni a farci divertire con questa staccata un po'. Tanto vediamo qualche contatto di troppo. Paolo e Bianchi. No, dicevo, il sorpasso, come avevi accennato tu, abbastanza aggressivo, ma direi che con delle macchine così ci può anche stare, altrimenti è pressoché impossibile passare. Quindi, abbiamo visto anche del grande fair play con dei piloti che aspettavano portarsi del proprio errore, quindi niente da dire assolutamente. Ti trovi al 100% d'accordo, mentre purtroppo Borghi rientra ai pit, probabili problemi tecnici, o si è dimenticato comunque di mettere la benzina, oppure ha addirittura le gomme troppo calde e di conseguenza va a fare un cambio gomme per portare a termine la gara in qualche modo, mentre
qui c'è una tripla bagarre tra Paolo Schirò e Pellegrino. Vediamo come va ad evolversi. Attenzione a Pellegrino che fa una staccata un po' oltre il limite, si toglie. Schirò allunga la staccata per evitare il contatto in qualche modo. Per fortuna non c'è il contatto tra i due, ma adesso Viaro può avere la possibilità nei confronti di Pellegrino di tentare l'attacco. Qua la Campagnano all'interno, vediamo la staccata, grande staccata di Viaro, leggera perdita di controllo, ma riesce a mantenerla ottimamente, mentre là davanti purtroppo Schirò perde il controllo, un peccato, perde quindi due posizioni sicuramente, mentre anche Ahmed Nico perde il controllo e passa Paolo Costamagna. Anche questa gara 2 meno perdite di controlli da parte dei piloti, ma comunque tanti piloti che fanno fatica. Sì, tanta fatica, peccato per Schirò perché era stato bravo e anche devo dire esperto nell'evitare la tamponata, sicuramente vedendo la vettura dietro che si avvicinava ha lasciato andare il pedale del freno, poi però un piccolo errore l'ha pagato subito carissimo. Ecco qui invece al curvone Pierluigi Italia che va ad affrontare i Cimini, curva di certo non facile, anche perché se notate qui c'è anche un cambio di pendenza e quindi la macchina va ulteriormente a cambiare il comportamento quando si va appunto a proporre questa curva, molto molto difficile. E ora invece andrà per un tornante più tradizionale, la Campagnano, dove qui la parte più complicata è quello di scegliere la traiettoria, perché si può o chiudere come ha fatto l'Italia all'interno, stare cucita il cordolo, altrimenti si può fare un po' più, diciamo, una curva chiamata a V, di arrivare leggermente lunghi per poi aprire il gas prima. Eh sì, lì dipende da come si trova il pilota in generale, poi anche dipende dall'auto, visto che comunque molti piloti hanno comunque due stili di curva differente, dipende proprio dallo stesso pilota, da come si trova in generale con questa vettura, mentre qua vediamo sempre al tornantino, non è una curva facile dove uscire, escono in prima e la prima con queste vetture è veramente rognosa, molto molto aggressiva. Sì, assolutamente, come dicevamo ci sono sempre grossi problemi di trazione, ma poi permettimi di dire che questo circuito è molto molto complicato anche perché ci sono delle curve particolari, come può essere anche la Roma, che sembra un curvone abbastanza semplice o comunque classico, mettiamo così, ma anche lì c'è un leggero cambio di pendenza tra la parte interna della curva e quella esterna, che spesso mette in crisi la macchina che passa dal sottosterzo all'improvviso sovrasterzo. Eh sì, non è un circuito semplice, è uno dei circuiti più complicati del calendario NASCAR. Leggero contatto qua, per fortuna nessun grosso problema, però Bianchi perde la posizione nei confronti di Pizzato Paolo. Sì, sempre grandi bagarre. Ora entriamo negli ultimi due minuti di gara, quindi ricordo a tutti che in questi frangenti i piloti veramente stanno battagliando con delle gomme magari appunto in overheating, ma anche sicuramente con un consumo molto elevato grazie anche al regolamento che impone consumo benzina e gomme raddoppiato, quindi bisognerà essere molto molto delicati col gas, soprattutto in prima e in seconda marcia, bisognerà guidare, come si suol dire, sulle uova ed essere super accorti e il più puliti possibile. Assolutamente. Mentre, come dicevi tu, mancavano due minuti, adesso manca un minuto e 29, mentre qua Pizzato Paolo va a passare Ahmed Nico che tenta l'incrocio di traiettoria immediato, non riesce però a difendersi con l'incrocio, quindi Pizzato Paolo prende la posizione con anche Fabrizio Bianchi che potrebbe tentare l'attacco, che ha il possibile contatto tra Ahmed Nico che finisce anche leggermente in erba per evitare comunque il contatto, mentre per Luigi Tagli in questo preciso istante inizia l'ultimo giro di gara. Ecco qua, comunque direi non l'abbiamo inquadrato più di tanto, Pierluigi Italia in prima posizione, veramente gara solidissima, 5 secondi di vantaggio per lui, nessun macro errore, veramente condotta di gara degna di nota. E peccato invece per Preveato, che vedo che ha dei problemi a rientrare nel server, peccato perché aveva fatto una gara 1 maiuscola e
Sarei stato veramente curioso di vederlo in rimonta. Eh sì, peccato per i problemi tecnici di Andrea Previato con Alessandro Teoli che segue in quinta piazza mentre è proprio nel seguito di Desposito con poi Piazza invece che è su Puglisi. Diciamo che non posso usare la parola piazza perché c'è proprio Carlo Piazza in questo caso che corre con Teoli che è riuscito a passare quindi in quarta posizione nei confronti di Desposito. Ahmed Nico perde il controllo e perde di conseguenza la top 10, peccato per Ahmed Nico che aveva fatto una gara 2 molto migliore rispetto alla gara 1, molto anonima, e occhio anche a Marulli mentre taglia attualmente, eccolo qua, alle ultime curve, si trova adesso alle S per poi arrivare alla curva Roma e chiudere questa gara 2 ottimale per Luigi Taglia che è arrivato nono in gara 1. Luigi Taglia che non aveva un gran passo in qualifica ma in gara ha avuto molta costanza e quello che serve anche in queste for fun, va a prendersi la vittoria di gara 2 Pierluigi Taglia. Luca Puglisi secondo con Carlo Piazza immediatamente dietro in terza posizione. Quarto Teoli con un sorpasso all'ultimo giro ed Esposito quinto. Saverio Falbo sesto, settimo Marulli, ottima rimonta per lui che recupera ben 8 posizioni. Pizzato Paolo sta per arrivare in questo preciso istante, arriverà ottavo con Fabrizio Bianchi appena dietro di lui. E a chiudere la top 10 Paolo Costamagna. Mamma mia, top 10 interessantissima. Poi dietro ovviamente ci sono tutto il resto dei piloti. Gara 2 secondo me dall'andamento più lineare, meno contatti, meno errori più che altro da parte dei piloti che hanno un po' preso la mano con questi mostri, però sempre molto molto difficili a gomme usurate, però direi che possiamo fare i complimenti un po' a tutti i ragazzi perché comunque queste sere torride sicuramente non è semplice portare i famosi cavalli americani sotto la bandiera scacchi. Assolutamente, diciamo che chiedendo comunque quando eravamo presenti là a Vallelunga, chiedendo agli ingegneri quanto effettivamente facesse caldo all'interno di una vettura Euro NASCAR, ci hanno detto nella vettura di Edzeman ci stavano ben 70 gradi di temperatura, quindi diciamo che anche sul simulatore i ragazzi oggi probabilmente sentiranno 70 gradi di temperatura per queste due gare. Ricordiamo che sono solo le prime due perché adesso arriverà anche il gruppo 1. Faremo un breve calcolo e faremo le brevi interviste per quanto riguarda i piloti protagonisti di questo gruppo 1 e scopriremo anche chi sarà il vincitore che passerà in gara 1 del gruppo 2 e ovviamente poi anche in gara 2 perché le farà entrambe, quindi 4 gare per lui. Se avrà voglia, se non avrà voglia comunque potrà fermarsi qui e vedremo altri 20 piloti che faranno gran gara. Quindi un attimo di pausa, facciamo i nostri calcoli, facciamo tra pochissimo le interviste. A tra pochissimo.
Eccoci qua in sala intervista con due dei tre, purtroppo un terzo l'abbiamo perso, era Daniel D'Esposito che è arrivato secondo pari merito con Saverio Falbo qui presente. Saverio, che dire, Buonasera a tutti. due gare comunque di costanza, perché hai fatto quinto e sesto posto e alla fine ti hanno premiato perché comunque la tua costanza ti ha portato al secondo posto di questa gara forfan numero 98. Ma non so, Tommy, onestamente mi viene da pensare che forse l'ha liberato mio muffin che non mi porta bene. Effettivamente, prima gara probabilmente senza livello Tommy Muffin ed effettivamente c'è stato un buon risultato, quindi probabilmente dovrai cambiare livrea Eh prossimamente. beh, parlerò col grafico allora. No, Parlerà col comunque grafico, vada, vada. soddisfatto perché avevo fatto l'iscrizione ieri, solamente ieri, perché avevo impegni, non ero sicuro di riuscire a partecipare. Il risultato è una sorpresa anche per me, quindi sono contento. Bene, bene, grazie a te Saverio e complimenti Grazie a ancora voi. per questo secondo posto. Mentre chi è primo, e qui direi anche, ridiamo un po', e Ridiamo. direi di farlo intervistare Michele Chesini, visto che c'è. Michele, intervista Pierluigi Italia che è primo in qualche modo, nonostante tutto, non opposto al primo posto, si è trovato comunque in qualche modo a vincere questa forfan e passerà di conseguenza al gruppo 2. Ma niente, volevo chiedere a Pierluigi, a parte questa aurea un po' che sento un po' goliardica, ma volevo chiedergli com'è stata, perché in gara 1 si è subito staccato dal gruppo e ha dovuto solo gestire le gomme. E volevo chiedergli appunto com'è stato gestire la macchina che andava un po' in crisi col deteriorarsi delle coperture. Sì, intanto buonasera a tutti. Grazie Michele. Allora, la qualifica è stata un piccolo disastro, nel senso cercavo soltanto di far segnare un tempo giusto per non partire dietro. Poi ho rovinato tutto in gara 1 perché ero partito molto bene, ho evitato le collisioni e quant'altro, finché non l'ho causata io una collisione nei confronti di Alessandro Marulli, l'ho fatto girare, poi l'ho aspettato e siamo ripartiti 18esimo, 17esimo lui e 20esimo io. Quindi sono ripartito dal fondo. Poi un po' di fortuna, un po' di costanza, ho trovato feeling con l'auto fino ad arrivare al nono posto, quindi ho fatto un discreto recupero e poi sono partito secondo in gara 2. E avevo già trovato un po' il ritmo e finché non ho ancora affinato e capito un po' meglio la macchina e il tracciato, essendomi allenato davvero poco, e quindi sono riuscito a mantenere la prima posizione, cioè a ottenere la prima posizione nei confronti di Luca Puglisi e poi a mantenerla, in quanto lui in curva 1 aveva fatto un lungo. E in realtà le gomme, più che altro, più che il deteriorarsi delle gomme, era da tenere sotto controllo la temperatura, perché andavano in overheating, questo uscivano dalla finestra, l'auto teneva davvero poco, soprattutto l'anteriore sinistra, e quindi avevo un po' di difficoltà con quella gomma, però ecco, ho cercato di sforzare un po' meno e poi ho fatto un tempo abbastanza buono. Adesso vediamo nel gruppo 2, sarò davvero indietro, però dai, l'importante è divertirsi e far bene. Io mi complimento con Saverio perché finalmente ha ottenuto un bel podio, quindi complimenti a lui, concordo sulla livrea Tommy Muffin, Porta male, ragazzi. che porta male, la eviterei per la prossima. Quindi mi spiace non ricordo chi fosse il terzo posto, che è Esposito. D'Esposito, quindi mi spiace per lui che non può partecipare all'intervista perché non lo abbiamo più qui con noi su Discord. Comunque io gara 1 l'ho fatta con le ciabatte. Ah, giusto, giusto. Tecnica suprema. Causa dell'errore con Marulli è proprio questo, che Saverio non faceva altro che lamentarsi alle ciabatte, quindi ho perso la concentrazione, il punto di staccare e ho colpito Marulli. Grazie mille Pierluigi. Prima di chiudere un attimo l'intervista e passare poi al gruppo 2, ringrazio innanzitutto Andrea Viviani che ha rifatto l'abbonamento con Prime, Matthew Lisbon che ha fatto l'abbonamento con Prime e anche Mission 94 che è il nostro Matteo Bezzu che ha fatto l'abbonamento con Prime. Ringrazio questi tre ragazzi che hanno fatto l'abbonamento. Ricordiamo che potete farlo anche voi gratuitamente se collegate al vostro account Twitch con Amazon Prime e ovviamente se comunque non avete Amazon Prime, comunque lasciate un bel follow che comunque noi siamo sempre belli contenti.
E unitevi anche al Discord così potete partecipare voi stessi alle gare di Italia Racing Team. Noi andiamo oppure, in pausa. Oppure fate un abbonamento normale, oppure fate una donazione. Oppure se pagate. Vi piace IRT, fate una donazione sul PayPal, lo trovate sul Discord, quindi, oppure c'è anche sui nostri social. Quindi, giusto per ricordarlo, ecco. Giusto. Quindi pagate e venite su Italia Racing Team. Se vi fa piacere, sì. Comunque perché IRT merita. Grazie Saverio. Grazie Saverio. Noi torniamo tra pochissimo per gruppo 2, le altre due gare più importanti del weekend for fun numero 98 di RT. Rieccoci quindi tornati in diretta con Stefano Saldana, che questa volta è il primo pilota ad uscire dal pit lane. Gruppo 2, altri 20 piloti, anzi 21, perché Pierluigi Taglia prende la parte anche a questo gruppo 2. Comunque piloti interessanti, piloti tecnicamente più veloci con queste vetture. Sulla carta Fulvio Genova dovrebbe essere il più veloce, perché è l'unico pilota ad essere riuscito ad eseguire un 39, ma in una qualifica di 5 minuti è complicato arrivare subito a un tempo che ha eseguito facendo tanti giri d'allenamento. Sì, l'hai detto tu Tommaso, in 5 minuti è veramente, veramente complicato, anche perché il focus deve essere quello di avere un giro pulito, quindi senza grosse sbavature di guida, ma anche senza avere intralci da parte di altri piloti. Quindi è un insieme di cose la qualifica in 5 minuti, si deve essere certamente veloci, ma anche un pelo fortunati e anche un bel po' esperti. Qua vediamo che Saldana si sta ormai lanciando, è alla guida di tutto il gruppone, la curva Roma, e va ad affrontarla giustamente un po' larga per cercare di buttare al massimo l'uscita e lanciarsi con più velocità possibile nel rettilineo che porta il curvone. Ecco qua che l'affronta il curvone in quarta marcia, leva un po' il piede. Attenzione al sottosterzo, qui va a pizzicare un po' l'erba e la sabbia che purtroppo lo rallenta un bel po'. Entra di seconda il Cinini, anche qui sta lottando un po' col sovrasterzo. Mamma mia! Scodata in uscita.
Mamma mia, che scodata in uscita di Stefano Saldana, che ha rischiato tantissimo ed è anche andato, come hai detto giustamente tu Michele, a toccare leggermente l'erba al curvone, quindi attualmente non un giro probabilmente ottimale per lui, ma comunque sta spingendo e sfrutta questi cavalli americani per provare a portarsi a casa la pole position. Prima marcia la Soratte e le segue molto bene, poca scodata, molto lineare l'accelerazione in questo caso per Saldana. Sì, infatti volevo dirti Tommaso che secondo me il setup della macchina è abbastanza sottosterzante, come vedi il cofano della vettura, quindi l'anteriore tende un attimo a puntare l'esterno. Credo che le regolazioni adottate da Stefano vadano in questa direzione, perché appunto già il curvone avevo visto che c'era un sottosterzo abbastanza marcato e lo vedo in parecchie curve d'appoggio, si vede probabilmente la barra antirollio posteriore è parecchio morbida. Eh sì, concordo con te, anche perché generalmente Stefano Saldana è un pilota che apprezza abbastanza il sottosterzo rispetto al sovra, nel mentre va ad eseguire il suo primo giro di qualifica. Attualmente è stato il primo, vediamo comunque il resto del gruppo, la classifica tra poco apparirà, ma nel mentre possiamo confermare Fulvio Genova in prima posizione con secondo Daniele Gianfagna e terzo Fabio Carello. Come tempi abbiamo un 41.031, 41.077 e 41.348, quindi molto ravvicinati questi piloti là davanti, soprattutto Daniele Gianfagna, anzi scusate, Barbanera che si è messo in seconda posizione con un 41.077, Gianfagna invece terzo con 41.348, quindi bella qualifica fino ad adesso. E Stefano Dalbis si va a prendere la pole position provvisoria mentre iniziano questo secondo e ultimo tentativo praticamente per tutti i piloti, eseguiti in 40.694, primo pilota nella soglia dei 40. Beh, già 40, 46, 47 è già un tempo di tutto rispetto. Ora vediamo se nel secondo e ultimo tentativo qualcuno riuscirà a migliorarlo. E Barbanera sembra più o meno sulla via giusta, però c'è del traffico davanti, e del traffico davanti e sicuramente non gli farà bene. Chi ha fatto il settore fucsia nel primo settore è Dalbis, mentre Fulvio Genova è riuscito a fare il settore fucsia nel secondo settore, quindi occhio perché anche Fulvio Genova potrebbe avere un buon giro. Eccolo qua mentre sta per arrivare alla Roma. Primo settore non è stato ottimale, il secondo settore è stato perfetto. Vediamo se Fulvio Genova riesce a prendersi la pole position. Eccolo qua che sta arrivando adesso al traguardo. 48.136, non basta. Attualmente secondo, a quasi un decimo e mezzo. Barbanera largo. Barbanera largo. E tra l'altro ho notato, ha optato per una strategia diversa. Ha lasciato andare la mandria, diciamo, il gruppone. E lui ha aspettato e si è preso un mezzo giro di distacco, secondo me molto in maniera molto furba, perché poi comunque i giri da effettuare sono due, quindi è inutile buttarsi in mezzo al gruppone, è meglio aspettare che le macchine vadano, e si è fatto il suo giro tranquillo e complimenti a lui perché gli è valso la pole. Assolutamente, è stato furbissimo e si è meritato alla fine la pole position, perché praticamente tutti i piloti hanno concluso o comunque non stanno avendo miglioramenti, quindi bravissimo Stefano Dalbis che riesce a prendersi la pole position, inseguito da un Fulvio Genova che purtroppo ha perso tanto tempo nel primo settore ed è stato quel settore a purtroppo lasciarlo solo in seconda piazza. Ma Fulvio Genova è un pilota molto veloce, lo vedremo sicuramente battagliare con Stefano Dalbis. Barbanera in terza piazza, complimenti a Christian Barbanera con un ottimo tempo. Peppe Coso in quarta piazza con Daniele Gianfagna in quinta posizione attualmente, Tornai Pit, e poi Carello sesta, settimo Anzalone, David, perché ricordiamo ne abbiamo due di Anzalone, abbiamo Alessio in quattordicesima e David in settima, quindi fratelli presumo, o anche padre figlio, non lo so, comunque abbiamo gli Anzalone presenti, con Lorenzo Tersigni in ottava piazza, nono Gianluca Pirone e decimo Ruscetta che va a chiudere la top 10. Comunque vediamo tempi molto più ravvicinati in tutto il gruppone, con Pierluigi Taglia che va a chiudere la classifica
in 16ª piazza, sì, con un altro pilota che purtroppo non è presente in griglia perché non è riuscito a eseguire un tentativo valido, che è Matthew Lisbon, che comunque è 17esimo, quindi di conseguenza. Noi direi un attimo di pausa e poi, Michele, torniamo pronti e carichi per l'inizio di questa gara 1, gruppo 2. Prepariamoci perché saranno altri 15 minuti di gara super esuberante. Certo, tra poco. Rieccoci tornati in live là davanti Dalbis, che guida la testa della corsa con di fianco Fulvio Genova, pronti per altra grande bagarre qua all'autodromo di Vallelunga. Occhio alla partenza, è pericolosa e rischiosa, ma i piloti ce l'hanno fatto vedere, grande bagarre anche nelle fasi iniziali, uno stacco un po' più tranquillo rispetto ai precedenti. Infatti Genova prova subito a mettersi all'interno, ma lì dietro ancora un altro dei piloti prova a mettersi anche a fare un po' da terzo incomodo, fianco a fianco con Genova, che alla fine passa davanti ed Alvis si ritrova in questo caso dietro in seconda posizione. Rischia anche di andare, anzi va leggermente lungo al Cimini, e quindi adesso dovrà inseguire là davanti Fulvio Genova, che si è preso la testa della corsa. Peppe Coso rischia tantissimo di perdere il controllo, in qualche modo riesce a controllare la situazione, e occhio perché lì dietro c'è anche Barba Nera, che ha perso la terza posizione, vorrà recuperarla nei confronti di Peppe Coso, ma non sarà semplice. Qui Anzalone passa, mentre qua dietro grandissima bagarre, Gianfagna, Pironi, Tersigni e Ruscetta, tutti vicinissimi, bellissimo fino ad adesso
questa battaglia. Grande staccata di Gianfagna. Attenzione lì dietro ancora. Chi ha staccato così forte? Chi ha staccato così forte? Andiamo a vederlo. Non è Saldana, non è Modugno, non è Betsu. Era Alessio Ruscetta. Una staccata un po' fuori dal limite in questo caso per Alessio Ruscetta. Per fortuna non sono intervenuto per dire è andato tutto bene il primo giro, altrimenti sì, penso che abbia riuscito, abbia addirittura perso il punto di staccata, perché può succedere quando si è così nel gruppone, non si vede, ecco un altro contatto di testa coda, ha toccato sul posteriore. Dicevo che è possibile perdere il punto di riferimento proprio in staccata quando si è così nel gruppone e non si ha grande visuale. Eh sì, non è semplice, poi con vetture così larghe è ancora più difficile. Sì, assolutamente, sono vetture voluminose, ingombranti e quindi vanno proprio ad ostruirti la visuale. Però vediamo che Fulvio Genova sta cercando di imporre il proprio pace, il proprio ritmo, e ha già un secondo e mezzo di vantaggio su Dalbis, che a sua volta ha un altro secondo e mezzo su Peppe Coso, che invece è ingarellato. Diciamo un termine molto tecnico, con Barbanera e Carello entrambi a mezzo secondo dalla macchina che li precede. E qui dobbiamo ringraziare la MotoGP che ci ha portato questo termine tecnico molto utilizzato, un po' come alla fine lo spinnare, portato anche dalla Formula 1 in questo caso, che diciamo lo spinnare è ancora più tecnico, portato dalla Ferrari, dagli anni brutti della Ferrari che purtroppo continuano anche nei giorni odierni per quanto riguarda la Formula 1, perché per quanto riguarda il reparto endurance possiamo essere più che felici, mentre qui Barbanera leggermente lungo e Carello potrebbe approfittarne al semaforo. Vediamo se ne approfitta passando dall'esterno. No, deve rimanere dietro perché Barbanera protegge ottimamente la traiettoria. Sì, al semaforo passare all'esterno è pressoché impossibile, anche perché è una curva che già intrinsecamente di suo, wow, che scodata, è da parecchio sottosterzo, quindi se si va in esterna, oltre a modificare il sottosterzo, si vanno a percorrere un po' di più metri, quindi lì bisogna cercare di incrociare la traiettoria e sperare in un lungo della macchina davanti. Assolutamente, mentre qua Daniele Gianfagna potrebbe provare nei confronti di Alessio Ruscetta là davanti. 41.060, 41.576, 41.826, primi piloti, con anche Anzalone che sta girando in 41.3, mamma mia, tanti piloti che stanno girando sul 41 basso, gran ritmo, con Dalbis che ha guadagnato comunque qualcosina, perché adesso da un secondo e mezzo siamo passati a solo 7 decimi, e quindi Fulvio Genova che dovrà stare attento, cercare di allontanarsi oppure prepararsi poi a una battaglia sicuramente col coltello fra i denti con Stefano Dalbis. Sì, Stefano non molla, si è riportato sotto il secondo e vediamo che i primi due si sono un po' staccati dal gruppone capitanato da Peppe Coso, che ha sempre a meno di un secondo Barbanera che lo pressa e sta cercando di portarlo all'errore. Mentre qui vediamo Gianfagna che con una traiettoria un po' più spigolata tenta di avvicinarsi al centro. Vediamo qui, inserisce addirittura la prima per la curva Sorate, dopo aver affrontato assolutamente in pieno la trincea, andranno verso la curva del semaforo, la curva di cui parlavamo prima. Vedete la percorrenza molto stretta, molto lunga, qui il sottosterzo la fa da padrone. Eh sì, il sottosterzo fa da padrone in queste curve strettissime, mentre là davanti Genova riesce a riguadagnare qualcosina, 3 decimi, mentre vanno tra pochissimo a chiudere il giro, quindi vedremo i cronometrici tra i due piloti che stanno là davanti per la leadership e la lotta alla prima posizione. 48 contro 49, riescono già a battere la barriera del 41, molto vicini i tempi, leggermente più veloce Fulvio Genova, mentre qua Mauro Di Modugno con Anzalone appena dietro, che ha provato l'attacco. Modugno chiude leggermente e Anzalone non riesce di conseguenza ad attaccare. Vediamo però se Alessio Anzalone riuscirà a portare a casa l'attacco. Nel mentre ringrazio anche Carlo Piazza, che è riuscito a fare il follow per quanto riguarda
il nostro canale su Twitch di Italia Racing Team. Grazie mille Carlo, che ha anche partecipato alle gare del gruppo 1, giusto per ricordarlo, quindi pilota che si è appena iscritto al nostro canale, mentre Peppe Coso, sotto grande pressione da Barbanera, tenta l'incrocio qua alla Soratte, una buona idea, però è ancora presto per realizzarla, perché Peppe Coso in tutti i modi fa faticare Cristian Barbanera, e prova l'attacco all'interno, ma è troppo distante per tentare la manovra offensiva, e non c'è abbastanza flow in questo caso per tentare la manovra d'attacco, mentre qua prova addirittura a mettersi all'interno Barbanera per attaccare alle S, è lì, non è ancora all'interno, infatti Peppe Coso può fare la sua traiettoria tranquillamente rallentando Cristian Barbanera, di ciò ringrazia Fabio Carello che adesso può avere una buona possibilità d'attacco, potremmo vederla anche quasi come una mossa di squadra avendo la stessa livrea, anche se sicuramente i ragazzi non si stanno mettendo d'accordo per rallentare Barbanera in questo caso, però molto bello da vedere con queste due livree identiche. Sì, vediamo che Peppe Coso probabilmente fa un po' da tappo, e però qui proprio a sottolineare quello che dicevamo inizio telecronaca, il sorpasso è veramente veramente difficile, bravo anche Barbanera a non commettere errori, perché non è facile seguire una macchina da vicino, una macchina che ha un posteriore così importante, così appunto invadente quasi, non si riesce bene a vedere la traiettoria essendo di dimensioni generose, e quindi bravo da un lato Peppe Coso a mantenere il sangue freddo, a non cedere alla pressione, e bravi anche i due ragazzi alle spalle. Ecco, adesso vediamo che Barbanera è uscito molto molto forte, ha attaccato, vediamo se al tornante affonda il colpo, ma si difende ancora bene. Eh sì, si difende benissimo Peppe Coso Barbanera, che ha sicuramente il ritmo per passare nei confronti di Peppe, ma Peppe sta difendendo ottimamente la terza posizione, che vale tanto per quanto riguarda i punti portati a casa, mentre là dietro ancora gran bagarra con Ruscetta Bessu, Gianfagno che attualmente sta difendendo la decima posizione, posizione importantissima per quanto riguarda l'inversione della griglia, ma Matteo Bezzo e Ruscetta, e anche per Luigi Taglia, che in qualche modo troviamo sempre lì in bagarre con i piloti, può sicuramente entrare in top 10, entrasse in top 10 può essere che comunque faccia il suo in gara 2, vedremo chi alla fine, mentre mancano 6 minuti e 20 secondi, chi alla fine avrà ragione, chi riuscirà a stare là davanti, mentre purtroppo Matthew Lisbon e Anzalone hanno problematiche e sono molto arretrati rispetto al resto del gruppo. Sì, è fondamentale arrivare in top 10 proprio per l'inversione dei primi 10 da regolamento, quindi anche magari ci si trova in dodicesima posizione, è fondamentale rimanere lì e restare concentrati, perché la decima piazza può valere veramente tantissimo. Eh sì, mentre qua siamo con Barbanera on board dietro a Peppe Coso che in qualche modo ha sempre quel vantaggio in uscita, qua difende l'interno, strategia interessante perché potrebbe approfittarne. Perdita di controllo per Peppe Coso, immediatamente Barbanera ne approfitta, occhio anche a Carello che prova a mettersi all'interno della trincea, rischiosissimo, riesce a controllare un leggero pendolo in qualche modo e deve rinunciare poi all'attacco nei confronti di Peppe Coso. L'idea era buona, era difficile perché in quel momento Peppe Coso aveva già recuperato terreno, qua rischio di contattino tra i due leggermente largo e Davide Anzalone potrebbe riuscire ad approfittarne. No, rimane dietro, mamma mia, fasi concitate con l'errore di Peppe Coso che ha fatto riaccendere la scintilla delle battaglie per quanto riguarda la terza posizione, mentre Ruscetta è riuscita a passare Matteo Bezzu per l'undicesima e adesso proverà l'inseguimento nei confronti di Daniele Gianfani. Sì, finalmente Barbanera è riuscito a avere la meglio, e ora sono curioso di vedere il suo ritmo, se si riformerà un po' ai primi due, e vediamo perché c'è un grande pacchetto di mischia, ci sono tre macchine veramente a meno di mezzo secondo una dall'altro, con Davide Anzalone che è l'ultimo dei tre e sta a guardare per cercare di approfittare delle varie bagarre.
anche nel gruppo di mezzo, ma dal quinto posto in poi, eccoli qua, sì, appunto, Carello e Anzalone, con anche altri piloti poi a non più di un secondo, quindi gara veramente tirata. Eh sì, gara tirata, molto tattica, dove bisogna usare la furbizia, l'intelligenza, bisogna attendere, è una gara da attendisti. Ricordano un po' le gare comunque GT, per intenderci, in cui molte volte si sta addirittura mezz'ora, un'ora addirittura dietro al proprio avversario per poi sfruttare ogni situazione di vantaggio, ogni leggera imperfezione da parte dell'avversario e portare a casa un attacco. E comunque sono queste anche le gare belle da vedere, in cui si gioca molto di testa. Ma assolutamente, assolutamente, cercare di mettere pressione all'avversario. Vedevamo prima che Barbanera, come costringeva Pepe Cosi, sempre delle staccate un po' staccate guardando proprio gli specchietti, quindi sembra un po' più interno rispetto alla linea ottimale, e tutto ciò ha portato un errorino che poi viene pagato a caro prezzo, perché appunto queste macchine senza traction control, se poi vai a stringere leggermente di più la curva e vai a dare gas con troppo angolo di sterzo, se sei in prima difficilmente perdono. Esatto, mentre qua Ruscetta è arrivato su Gianfagni e c'è anche Bezzo immediatamente dietro, lotta per la top 10, per l'ultimo posto, per l'inversione della griglia, una posizione importante. Ruscetta stacca forte anche Gianfagni, difende ottimamente la posizione, ha avuto una linea migliore in entrata, vediamo l'uscita molto simile tra due, forse leggermente meglio Alessio Ruscetta, infatti riesce a prendere bene la scia, vediamo se tenterà l'attacco qua alla Campagnano. Non è semplice, ma attacco infatti aspetta, ma va leggermente lungo. Daniele Gianfagna potrebbe quindi approfittare di prendere l'interno. Gianfagna immediatamente a difendere la traiettoria ideale in quel caso, e qua decide poi Daniele Gianfagna di mantenere la traiettoria interna per non far passare Alessio Ruscetta. Leggero contatto 3-2 con anche un saltello su quel salsicciotto che può dare molto fastidio. Matteo Bezzo può avere una possibilità, mentre Carello perde il controllo là davanti, l'abbiamo visto, e Matteo Bezzo prova su Ruscetta, ma Ruscetta difende ottimamente. Carello in un bruttissimo posto, si toglie in questo momento dalla pista, riesce a ripartire adesso Carello. Peccato per Fabio, che si ritrovava nel gruppone dalla terza in giù. Poteva avere sicuramente un epilogo migliore, un epilogo più felice, purtroppo alla fine si ritrova a recuperare dalla 14ª posizione, e non sarà semplice perché manca solo un giro, hanno appena iniziato l'ultimo giro Genova, Dalbis e Barbanere, e successivamente tutti i piloti che adesso andranno a tagliare la griglia di partenza. Ma occhio qua a Ruscetta e Gianfagna, che adesso invece si trovano in nona e decima posizione grazie all'errore di Carello, quindi diventa una lotta per la nona posizione. Bezzu, che appena lì dietro di un secondo, potrebbe approfittare di qualsiasi errore, di qualsiasi bagarre eccessiva che potrebbe succedere tra i due, e prendere magari uno spot nella top 10. Sì, che come dicevamo appunto è fondamentale per gara 2. Nel frattempo guardavo i tempi dei primi 4 e andiamo dal 41.1 di Fulvio Genova al 41.5 di Pepe Coso, quindi c'è grande equilibrio, e ci starà in gara 2, ci saranno delle lotte veramente fantastiche. Oh, lo dicevamo qua l'errore, il possibile errore. Matteo Bezzo può approfittarne, vediamo se ne passa 2 in 1. Ne proverà a passare 2 in 1. Matteo Bezzu prende la 9 posizione. Daniele Gianfagna riprende la 10ª posizione, probabilmente lasciato passare da Ruscetta, perché c'è stato effettivamente il contatto un po' forse più causato da Alessio Ruscetta piuttosto che da Gianfagna. Ma Ruscetta tenta la staccata all'interno, incrocio di traiettoria di Daniele Gianfagna, bellissimo incrocio di traiettoria di Daniele Gianfagna, che difende la 10ª posizione con il cuore. Attacco ancora di Alessio Ruscetta all'interno, bellissimo questa bagarre per la 10ª posizione, importantissima la posizione, tenta di difendere, contattino tra i due e Daniele Gianfagna ancora davanti. Genova arriva in prima posizione, vince con dietro Dalbis, poi Barbanera, poi Coso, ma qui c'è la bellissima gara per la 10ª posizione,
riesce Ruscetta all'interno, tenta l'incrocio di traiettoria, Daniele Gianfagna perde leggermente il controllo, vediamo se la scia basta, non basta, non basta, Ruscetta prende la decima posizione all'ultimo, bellissimo questo finale, non abbiamo visto il resto dei piloti arrivare, ma questo finale è stato bellissimo. Ah, fantastico, fantastico, veramente un settore intero side by side, uno fianco all'altro, veramente spettacolare, bravi, corretti, veramente, veramente bravi. Mamma mia, bellissimo, mentre qua vediamo Dalbis e Genova che percorrono assieme il circuito, rispettosi uno dell'altro, veramente bella questa battaglia, che è stata più una battaglia con i tempi piuttosto che una battaglia vera e propria in pista. Alla fine l'ha vinta Fulvio Genova, mantenendo un distacco di 2 secondi nei confronti dell'avversario. Però gara 2 potrebbe sicuramente evolversi grazie anche all'inversione della top 10. Purtroppo Gianfagna fuori, buttato fuori dall'inversione da un Olesio Ruscetta che si è inventato un sorpasso incredibile nella fase finale di gara. A seguire comunque dalla seconda in giù è Barbanera, poi Peppe Coso, poi David Anzalone, Lorenzo Tersini, Gianluca Pirone, Stefano Saldana, Matteo Bezzo, Alessio Ruscetta, Daniele Gianfagna, Pierluigi Taglia, Elio Cesare Lanza, Fabio Carello, Mauro Modugno, Alessio Anzalone e Meteo Lisbon che chiude la classifica. Noi andiamo un attimo in pausa e prepariamoci poi per gara 2 con l'inversione della griglia. A tra pochissimo!
Rieccoci tornati in diretta quando mancano pochi secondi al via. Ci prepariamo per gara 2 del gruppo 2. Gara 1 molto interessante con comunque distacchi ravvicinatissimi. Là davanti adesso partirà Ruscetta con Matteo Bezzu ad inseguire. E poi Stefano Saldana, il nostro pilota panamense di origine, che partirà in terza mentre si accendono le luci, si scaldano i motori. E si parte per questa ultima gara del weekend for fun numero 98. Si parte, bello stacco di Alessio Ruscetta e anche bello stacco di Stefano Saldana. Lì dietro Matteo Bezzu difenderà immediatamente, infatti si mette a difendere la traiettoria con Saldana che tocca leggermente il cordolo, per fortuna senza scombussolare troppo la sua vettura. E sotto anche attacco pesante da parte di altri piloti. Vediamo se effettivamente ci sarà la possibilità della manovra d'attacco da parte di Tersigni. No, anzi, Tersigni prova su Pirone ma perde leggermente il controllo del posteriore, di conseguenza deve rinunciare. C'è stato qualche contatto tra i piloti, ma nel complesso qualche contattino laterale, qualche sportellata, mentre lì Pirone tenta su Saldana, incrocio immediato di Saldana, Pirone è lunghissimo, perde qualche posizione, contattino lì dietro, occhio occhio ai contattini con Peppe Coso che è stato sotto attacco da parte di Davide Anzalone. Per fortuna i due proseguono, mentre lì dietro invece c'è stato un contatto un po' più elevato. In qualche modo Peppe Coso riesce a salvare chi era davanti a lui, ma il pilota che ne ha subito di più non è Dalbis ma è Barbanera, che è stato il, in questo caso il... attenzione, brutto contatto lì, che è stato coinvolto Modugno e Carello. Carello ancora sfortunatissimo. Carello due gare sfortunatissime per Fabio, che adesso dovrà provare a ripartire dal fondo. Vedremo se ripartirà. Mentre Genova, leggero contatto. Attenzione, qui c'è gran bagarre. Gran bagarre in questo inizio. Una gara un po' più movimentata per quanto riguarda i contatti, questa seconda. Ma sì, è abbastanza normale, perché comunque i più veloci sono catapultati il centro gruppo e la smania di recuperare in fretta, un po' di aggressività, un po' di concitazione spesso portano a maggior numero di contatti di gara. Eh sì, assolutamente, si portano a più contatti, situazione che può capitare. Mentre qua Barbanera che ha perso il controllo lì, mamma mia, bruttissimo. E Pierluigi Taglia sembra l'abbia perso autonomamente, almeno non mi sembra di aver visto un contatto in quella situazione, sembra proprio l'abbia persa da sola appena dopo il curvone. Vedremo, poi glielo chiederemo direttamente a Pierluigi Taglia, magari post gara. Mentre Stefano Dalbis adesso ha affiancato a Medio Lisbon per la 13ª posizione. Vediamo Stefano Dalbis che, ricordiamolo, si trovava in seconda posizione, adesso lo troviamo in 14ª, dovrà fare un bel recupero. Tenta l'incrocio di traiettoria nei confronti di Matthew Lisbon, non ci riesce. Peccato, peccato, deve rimanere dietro. Mentre lì, occhio alla possibilità d'attacco là davanti di Pirone nei confronti di Tersigni. Attualmente stanno ritrovando la normalità nei distacchi. Forse solo Barbanera è veramente tanto ravvicinato nei confronti di Elio Cesare Lanza. Sì, vediamo Fulvio Genova che ha già recuperato buon numero di posizioni, perché si trova al sesto posto, a un secondo e tre da Pirone, sta cercando di riagguantarlo, mentre appunto, come dicevi tu, Barbanera è rimasto un po' intruppato, un po' anche qualche, forse qualche contatto di troppo. Peccato per Dalbis invece, che ho visto che era partito comunque abbastanza prudente, che dove in queste situazioni spesso anche conviene, di solito chi va più piano guadagna di più, per assurdo. No, lo vedo veramente attardato, è il 15° attaccato a Lisbon. Eh sì, probabilmente è rimasto coinvolto successivamente in un contatto, nonostante la prudenza, purtroppo non è riuscito a salvarsi dall'incidente. E adesso Dalbis deve provare a recuperare dalla 15ª posizione con solo dietro Pierluigi Taglia, perché Fabio Carella invece purtroppo si ritira. Anzi, Dalbis che sta avendo problemi di connessione, quindi probabilmente è per quello che si sta trovando indietro. Un peccato per Dalbis, che in gara 1 non ha avuto problemi e stava facendo e ha fatto anche una bellissima prima gara. Mentre là davanti attualmente Ruscetta prova a scappare, ci sta riuscendo,
nei confronti di Matteo Mezzo e Stefano Saldana che inseguono, mentre Pirone prova l'inseguimento su Terzigni che sembra essere più lento rispetto agli avversari davanti, e c'è anche un Fulvio Genova lì dietro molto aggressivo che potrebbe provare l'attacco e il passare sui due. No, Stefano Saldana perde il controllo della vettura e quindi dovrà ripartire. A occhio anche lì a Delio Cesare Lanza che ha rischiato tantissimo di perdere il controllo. Saldana riparte ora in sicurezza. Sì, peccato per Saldana che ha proprio perso il posteriore nell'ingresso della curva del semaforo, poi è stato bravo ad attendere il passaggio del gruppo senza dare ulteriori problemi. Eh sì, mentre Pirone qua lo possiamo vedere inseguito da Fulvio Genova che prova a prendere tutta la scia possibile. Vediamo comunque questa leggera aletta sul posteriore di questa Euronascar che comunque fa il suo, perché per chi ha seguito l'Euronascar in realtà l'anno scorso, mi viene in mente comunque un incidente con Ercoli che ha perso completamente la parte posteriore compresa l'aletta e completamente cambiata la vettura, non riusciva più a controllarla minimamente, quindi nonostante tutto fa veramente tanto quell'aletta, mentre adesso Fulvio Genova ha preso un bello slancio, tenta la staccata all'interno della Campagnano, preciso, perfetto, illustre Fulvio Genova nel passare Gianluca Pirone, ma Gianluca Pirone probabilmente vorrà ridare qua alla Soratte. Vediamo se tenta l'attacco, non riesce. Gianluca Pirone pilota la zona del Romano, quindi conosce bene Vallelunga. E lì Gianluca Pirone prova l'attacco leggero contattino con Fulvio Genova. Per fortuna niente di grave, mentre lì dietro Dalbis e Saldana stanno facendo bagarre. Con Saldana che vediamo se riuscirà a passare Dalbis, riesce a passarlo? No, in questo momento no, mentre Pirone lo stavamo elogiando immediatamente va a perdere tre posizioni, probabilmente per un errore, con adesso Elio Cesare Lanza immediatamente sugli scarichi, perde il controllo, probabilmente le gomme calde, riesce per un momento Anzalone ad evitarlo, ma non riesce ad evitarlo del tutto, contatto che causa qualche danno, ricordiamo che comunque i danni sono al 10%, permettono di finire la gara tranquillamente per i piloti, mentre Barbanera proverà adesso su Elio Cesare Lanza per l'ottava posizione. Sì, parlavi prima, questa è una curiosità, parlavi prima dello spoiler posteriore, è un appunto un alettoncino, uno spoiler di 8 pollici, quindi circa 20 centimetri, che come dicevi tu dà un po' di equilibrio alla macchina, perché ovviamente alle velocità alte, quindi le curve magari di quarta marcia come può essere il curvone qui di Vallelunga, avere un po' più di appoggio sul posteriore sicuramente non fa male. Assolutamente, mentre qua Gianfagna voleva provare un incrocio di traiettoria, c'era anche quasi riuscito ma gli parte leggermente il posteriore, non è un setup forse più sovrastartante rispetto agli altri, quello di Daniele Gianfagna che tenta ancora un incrocio di traiettoria, ma qua ha dovuto frenare per non rischiare il contatto e la tamponata nei confronti di Davide Anzalone, e quindi deve rimanere lì dietro ancora all'inseguimento di uno dei due degli Anzalone, mentre Barbanera ancora mette pressione a Delio Cesare Lanza, là davanti invece Ruscetta abbastanza tranquillo, chi non è tranquillo è Lorenzo Terzigni che è inseguito da Fulvio Genova. Esatto, ti stavo dicendo proprio questo, che Genova ormai sta, eccolo qua, sta compiendo la sua rimonta piano piano in maniera molto intelligente, ora è arrivato ai piedi del podio, ormai vede il podio e sta mettendo sotto pressione Terzigni in maniera abbastanza pesante, e ha il giro più veloce finora in 41-1 e gira mediamente comunque qualche decimo più veloce dei primi, addirittura più di un secondo più veloce del terzo classificato. Ora vedremo che tattica adotterà, perché comunque non manca poco, ma neanche tantissimo, perché comunque sono 6 minuti e deve stringere i tempi se poi vuole recuperare perlomeno su Pezzuto. Eh sì, non sarà semplice, si fa vedere all'interno, tenta la staccata, stacca fortissimo, Terzigni prova a chiudergli la traiettoria, contattino tra i due, fianco a fianco, passa alla fine Fulvio Genova con un'aggressività incredibile,
Lorenzo Terzigni voleva chiudergli la traiettoria, ma non poteva fare move under braking, poteva dargli un po' fastidio, ha fatto quello che doveva fare, ma non ha potuto niente nei confronti di un Fulvio Genova velocissimo. Sì, complimenti anche a Lorenzo, che diciamo che non ha esagerato nella difesa, perché come hai detto te non ci si può spostare dopo che si è iniziato la frenata. Lui ha visto che Genova si stava infilando in maniera un po' aggressiva, ha lasciato un po' un pelo di porta aperta, un pelo di spazio, in modo da non creare danni all'altro concorrente e anche a se stesso. Modugno e Pirone fuori al semaforo, contatto tra i due probabilmente con Dalvis, che ringrazia, che sale in undicesima posizione. Vedremo se riuscirà a salire addirittura in top 10 e ottenere dei punti, mentre qua Gianfagna può provare l'attacco nei confronti di Davide Anzalone. Vediamo se ce la fa Daniele Gianfagna, prenderà la scia adesso prima del curvone, come anche se abbiamo visto che non fa mai troppo la differenza, anche perché il piccolo prendi proprio all'inizio del curvone e di norma ti destabilizza la vettura. Infatti guarda qui Daniele Gianfagna immediatamente l'ha presa, appena nel cambio di direzione del curvone perde un sacco di velocità. Elio Cesare Lanza adesso può mettergli pressione in maniera incredibile, riesce a difendersi in qualche modo Daniele Gianfagna, ma adesso dovrà stare attento a un Elio Cesare Lanza molto veloce. Sì, ecco, abbiamo avuto proprio la prova di quello che dicevamo prima, e siamo andati a sommare comunque l'effetto scia, che poco ma comunque destabilizza l'auto posteriore, e lo andiamo appunto ad addizionare al fatto che le macchine così voluminose, ingombranti, vanno anche a toglierti un po' di sicurezza alla guida, un po' di punti di riferimento, e nel curvone, dove arriviamo a, attenzione, grande inserimento ma grande risposta all'esterno di Gianfagna. Vi dicevamo, al curvone ancora ruota a ruota, grande grande duello. Ora arrivano al semaforo, vediamo. Toccata bella pesante anche. Toccata bella pesante, forse un po' troppo aggressiva. Comunque passa Elio Cesare Lanza, non sarà contento Daniele Gianfagna, che adesso è anche sotto pressione da parte di Barbanera. Con la stessa vettura riesce comunque a difendere, lascia fin troppo spazio qua, poteva chiudere molto di più, e infatti perde qualcosina nei confronti di Elio Cesare Lanza, e sarà sotto pressione da parte di Cristian Barbanera, che immediatamente prova l'attacco all'interno qua della Roma. Non ci riesce, con una buona chiusura questa volta di Daniele Gianfagna. Intanto giro veloce di Genova, che scende sotto il 41-1.49 e si porta solo 7 decimi dalla seconda piazza. Eh sì, è vicinissimo a Matteo Bezzu. Aspettiamoci il prossimo giro che possa arrivare proprio nei confronti del pilota che è italiano d'origini, ma in questo momento si trova in Inghilterra. Un pilota che, per quanto riguarda gli orari, è un'ora indietro a noi, se vogliamo vederla in questo modo. Comunque lì occhio, perché Barbanera ancora mette pressione a Daniele Gianfagna. Daniele Gianfagna che non è contento di aver perso la posizione su Elio Cesare Lanza, vorrà recuperare, ma qui Barbanera tenta la staccatona nei confronti di Daniele Gianfagna. Non c'è spazio per i due, contattino, finisce fuori Daniele Gianfagna per il pendolo, e Daniele Gianfagna perde la posizione quindi su Barbanera. Sì, diciamo che Gianfagna nei contatti non è stato fortemente fortunato. No, assolutamente, ma vuole rispondere attenzione, subito. Vuole rispondere. Attenzione al semaforo, vediamo se si butta dentro. No, molto, devo dire, molto corretto. Vediamo, attenzione che finisce largo. Barbanera, vediamo se Gianfagna. No, non riesce. Fa un altro incrocio, però. Mamma mia, la tenuta. Chi non l'ha tenuta dietro si è fatto prendere in inganno, e Alessio Anzalone, che perde la posizione su Dalvis, e Dalvis ringrazia, top 10 per lui. Ultimo giro nel mentre, e arriva Fulvio Genova su Matteo Bezzu. Sì, Genova è proprio attaccato, vediamo adesso qua come gestirà la fase del curvone, che abbiamo visto molto molto delicata, infatti finisce leggermente largo, e adesso sarà un giro in apnea per Matteo Bezzu. Eh sì, non sarà semplice, anche perché ha avuto due perdite di controllo brutte. Infatti
Adesso perde qualcosina nei confronti di Genova, che è virtualmente davanti in questo momento. Occhio alla staccata, la traiettoria ideale ce l'ha in questo momento Matteo Bezzu. Ma arrivo, che velocità di Fulvio Genova. Matteo Bezzu, che ha avuto proprio difficoltà alle Cimini, probabilmente tratto in inganno da Fulvio Genova, che sembrava arrivare molto veloce. In realtà poi ha fatto la sua traiettoria normale, senza esagerare, ha tratto in inganno Matteo Bezzu, e di conseguenza Fulvio Genova si prende la seconda posizione in maniera abbastanza tranquilla. Sì, sorpasso molto pulito, devo dire, nonostante un errore, un largo al curvone, poi è riuscito a massimizzare l'uscita dai Cimini, che porta poi alla Campagnano. Mentre qua stiamo per arrivare alle ultime tornate, ultime curve, con Alessio Ruscetta adesso all'S, scade il timer e quindi Alessio Ruscetta ha solo, attenzione all'S, poi ha solo la Roma a dividerlo dalla vittoria. Va ad eseguirla in questo momento, in seconda marcia, in maniera molto tranquilla. Eccolo qua, esce, adesso è sul dritto, Alessio Ruscetta va a vincere questa gara 2 del gruppo 2 con Genova secondo e probabilmente vincitore dell'evento. Terzo Bezzu, quarto Tersigni, quinto Davide Anzalone, seguito da Peppe Coso e poi Cesare Lanza in settima, ottava Cristian Barbanera, nona Daniele Gianfagna, decima Stefano Dalvis, Alessio Anzalone undicesimo, inseguito da Pirone. Vediamo se tra i due potrebbe esserci un cambio di posizione. Non sarà così, con Pirone che arriva a dodicesimo, tredicesimo Modugno, quattordicesimo Saldana. Dopo una prima parte di gara ottimale, Saldana purtroppo deve rinunciare agli errori, cioè deve fare, purtroppo non è riuscito a ritrovare la stabilità che aveva all'inizio, di conseguenza arriverà a quattordicesimo con Italia immediatamente a seguire, Meteo Lisbon anche lui molto indietro a seguire questi due, dopo un errore fatto appena adesso al tornantino. E Saldana arriva in questo preciso istante, con poi Italia, Meteo Lisbon, DNF purtroppo, Fabio Garello. Comunque tutti i ragazzi, perché veramente penso che in questi giorni le temperature siano simili a quelle reali, quindi andiamo a simulare anche la temperatura che c'è dentro l'abitacolo. A noi di RT non piace simulare solo l'effettiva condizione di pista, ci piace simulare anche la condizione in abitacolo. 360 gradi, ho capito. Esatto, 360 gradi, portiamo tutto nel migliore dei modi, no? Comunque a parte tutto, diciamo che i piloti sicuramente hanno fatto gran sudata, si dovevano perdere qualche chilo per la prova costume, direi che siamo a posto. Si unisce l'utile al dilettevole. Assolutamente, direi che adesso noi facciamo i nostri calcoli per quanto riguarda la possibile vittoria, anche se penso quasi sicuramente la vittoria sarà di Fulvio Genova. Dovremmo vedere chi è secondo e terzo, perché effettivamente non lo so, comunque lo scopriremo tra pochissimo. Noi ci rivediamo per le interviste, quindi un saluto e a tra poco, rimanete sintonizzati. A dopo.
Eccoci quindi tornati in zona interviste, siamo pronti con i primi tre classificati, anche questa volta un doppio secondo posto con Pepe Coso e Lorenzo Tersigni e poi Fulvio Genova, chiaro re di queste Euronascar a Vallelunga. Ma partiamo da Pepe Coso in questo caso, anche se è a pari merito con Lorenzo. Raccontaci un po' le tue due gare, quarto e sesto posto, quindi comunque gare con molta regolarità se guardiamo solo il piazzamento, ma penso che in realtà ci sia stata della bella bagarre comunque e hai avuto a che fare con tantissimi piloti. Sì. Buonasera a tutti. Bravo Lorenzo, bravo Lorenzo. Ho fregato il nome. T'ha rubato il posto, era Peppe che doveva parlare. Lorenzo Coso. C'ha il vizio di superare, vedi pure. Vabbè, che è un bel vizio in pista, un brutto vizio nell'intervista. Va bene, io mi lascio superare tranquillamente. Vai Lorenzo, comunque, racconta tu allora. Lo raccontare io, vabbè. A questo punto. E niente, veramente un piazzamento un po' inaspettato perché non mi trovavo a mio agio con queste macchine, però l'unica cosa positiva era cercare di non fare sbagli, e essere più pulito possibile, non uccidere nessuno e fare la gara più pulita possibile e massimizzare il risultato, anche perché veramente non riuscivo con queste macchine ad avere un passo costante, soprattutto poi in gara 2 quando mi sono trovato con Fulvio dietro, mi ha detto va bene, proviamo a tenerlo dietro, invece ne aveva veramente di più e complimenti a lui veramente per il passo. E niente, veramente inaspettato che... Eh sì, Lorenzo che non se lo aspettava, però ricordatevi per gli spettatori, diffidate dalle persone che dicono non si trovavano con l'auto, perché in realtà sono sempre le più veloci ogni volta, è sempre così, ormai l'esperienza ci aiuta a riconoscere questi personaggi. Comunque bravo Lorenzo in generale, effettivamente di base siamo abituati a vederti più avanti, comunque un quarto e un sesto posto che alla fine ti hanno portato a un secondo posto pari merito con Peppe Coso a questo punto. Peppe, lasciamo a te la parola per quanto riguarda le tue gare. Grazie Tommy, grazie mille. Buonasera a tutti. E niente, anche io, come ha detto poco fa Lorenzo, l'ho messa molto sul for fun, sia perché già avevo visto qualche tempo di Fulvio e ho detto ma sì, buttiamola sul divertimento perché qua c'è poco da competere. Invece vabbè, diciamo che alla fine mi sono trovato bene. Infatti ho avuto un risultato in qualifica del tutto inaspettato. Non me l'aspettavo perché, non so, forse c'era qualche grado in più, non mi trovavo bene con le pressioni, ho lottato tutto il tempo, forse tutti. Comunque diciamo che è stato determinante il fatto che ho fatto la doccia prima della gara e ho detto non devi sudare, non devi assolutamente sudare, quindi quando avevo qualcuno dietro mi scocciava parecchio in effetti perché sudavo, capito? Quindi hai fallito la missione, direi. Qui, no, è successo un macello, esatto, un po' fallito, un po' ho lasciato passare, diciamo, perché ho fatto un paio di errori, ho ceduto un paio di posizioni, infatti non me l'aspettavo di essere qui a chiacchierare con voi. Praticamente dopo la qualifica, quarto posto inaspettato, perché non è che mi sentissi così veloce, ho detto ecco qua, quasi suda, perché adesso chi li tiene dietro tutti questi furibondi? E invece devo dire che gara 1 è andato tutto bene, anzi ho avuto anche una buona partenza e mi sono ritrovato addirittura terzo. Però come ho detto prima, mi sono distratto un attimo, stavo facendo qualcosa e ho ceduto la terza posizione stupidamente, anche se dietro di me c'era Barbanera che poi è arrivato terzo, che devo dire mentre mi stava dietro sembrava che ne avesse molto più di me. Poi quando mi sono ritrovato dietro io, era stando più rilassato, devo dire che riuscivo a stargli molto bene dietro e ci siamo divertiti, sicuramente ci siamo divertiti tutti e due. In gara 2 sono partito un po', sì, più o meno, un po' più dietro che in gara 1, e nonostante questo ho ricevuto un po' di calci e cazzotti, però va bene, queste sono automaschi e mi aspettavo di tutto, un po' io che cercavo di chiudere, un po' qualcuno che cercava di infilarsi con un centimetro di cofano. Comunque dai, grande divertimento alla fine della gara 2. Naturalmente ero quinto, ho ceduto il quinto posto perché ho fatto un errore, ho detto proviamo a fare questa curva la più stronza di tutte con un bel tacco punta invece di fare
il blippino col gas e togliere la marcia, lungo, fuori, sabbia. Ecco, perfetto. Mai modificare la memoria motoria in corsa, mai, mai. Quindi Vabbè, ho parlato pure troppo. con questa pillola di Pepe Coso che è arrivato in seconda posizione pari merito, e diciamo che è stata effettivamente strana come classifica, però ha premiato alla fine per quanto riguarda le posizioni appena sotto al vincitore la Costanza, mentre là davanti ci è arrivato proprio Fulvio Genova, a cui lascio la parola a Michele Chesini per intervistarlo. Beh, innanzitutto faccio i complimenti a Fulvio e anzi gli dico che nel 2021, proprio a Vallelunga, aveva fatto doppietta Jacques Villeneuve, che era un po' la superstar di quell'annata di Euronascar. Non so se lo sapeva, quindi insomma lui non ha fatto doppietta, però ci è andato parecchio vicino. E niente, volevo sentire da lui un po' il commento di queste due manche della qualifica. Intanto ciao e buonasera a tutti. Parto con intanto verificare che 45 iscritti per una forfan è stato comunque un bel risultato. IRT ha fatto una bella combo, la gente ha partecipato e quindi intanto lì si parte dicendo che è partita bene la forfan di questa sera. Per quanto riguarda la mia gara personale, fatica a fare il tempo in qualifica che due giri basta trovare qualcuno davanti. Avevo Lorenzo che aveva un passo leggermente più lento di me in qualifica e quindi ho dovuto temporeggiare e il tempo l'ha fatto giustamente Stefano che ha fatto la pole position. Da lì in partenza, nella prima gara, sono riuscito a prendere la velocità giusta e dopo ho amministrato, nel senso che potevo sicuramente rischiare qualcosa in più, però vedevo che lui non aveva, perdeva sempre qualcosina, quindi prima gara è stato più un controllo che cercare di tirare fuori il tempo o cercare di andare forte e lasciarlo, quindi una volta che ho raggiunto i 3 secondi ho guardato cosa faceva lui. Gara 2 partendo dal decimo posto diventa comunque più complicato, soprattutto con macchine di questo tipo, eravamo tutti molto vicini, tutto ammassati, qualche piccolo contatto c'è stato, però fortunatamente mi sono trovato abbastanza in fretta, oltre il gruppo di quelli che diciamo poteva crearmi più problemi. E poi ho cercato di raggiungere gli altri senza fare errori, quindi Lorenzo come altri che ho trovato, tutti molto corretti, tutti molto, cioè belle battaglie, però corretti e in sicurezza. Quindi mi sono divertito e questo, come dice il nostro caro Luigi, il fatto che mi sono divertito ho già vinto. Poi ho anche vinto, quindi è il doppio. Il pilota che si è divertito ha già vinto. Citazioni di Luigi Del Vecchio, ricordiamolo, Esatto, giusto? esatto. È importante ricordarlo. Non sapevo però diciamo che la NASCAR oggi è abbastanza famosa proprio perché con NASCAR che corre, insomma, i contenuti si vedono, è il tipo di gare che sono abbastanza visibili adesso sul web. Eh sì, assolutamente. Che dire, Michele? Direi che possiamo chiudere qua questa fantastica live. Io inizio con ringraziare te perché hai fatto un ottimo lavoro. Debutto al commento per Michele, che secondo me ha fatto un ottimo lavoro come commentatore tecnico. Quindi grazie mille, Michele. Grazie a tutti voi, mi sono divertito e beh, faccio dei grandissimi complimenti ai piloti che sono i veri eroi perché con 1 milione di gradi adesso veramente tanto di cappello, non vedo l'ora di farmi la doccia io, quindi immagino loro. E a presto e grazie ancora per il divertimento e per l'opportunità. Assolutamente. Quindi, prima di chiudere, vorrei chiedere, dato che c'è Pierluigi Taglia qua, vuole dire qualcosa per Luigi Taglia? Sì, buonasera a tutti, visto che prima ho fatto l'intervista, non dirò nulla chiaramente della mia gara perché non sono. Ha fatto pena, non vuole Esatto, dirlo. quindi no, volevo fare complimenti ai ragazzi, come ha detto Fulvio, volevo ringraziarlo, chiaramente sono numeri che ci fanno estremamente piacere, chiaramente la combo sicuramente è piaciuta, però insomma le forfan sono sempre abbastanza piene qui su RT, almeno 30 piloti iscritti, quindi ci fa tanto piacere, speriamo che tutti siano divertiti,
compresi appunto anche voi, quindi fa piacere anche sentire da parte di Michele, che è la prima con noi, quindi una nuova voce per chi ci segue, per chi segue le live, quindi ci fa piacere che anche lui si sia divertito, abbia sudato insieme a noi e ci abbia fatto così compagnia anche a livello fisico in qualche modo. E quindi niente, volevo rimandare tutti quanti dicendo che questa è la penultima For Fun, l'ultima a ruote coperte, è la 98esima, la prossima sarà la 99esima, ruote scoperte, e quindi ci saranno delle formula e sarà l'ultima For Fun della stagione. Poi IRT lascerà qualche server aperto giusto per il divertimento estivo, per chi vorrà cimentarsi con questo caldo a mettersi al volante, sauna, per chi vuole fare sauna, per chi vuole perdere qualche liquido, mi raccomando, per integratori, la prova costume, per la prova, esatto, costume. E poi riprenderemo a settembre con la For Fun numero 100, e quindi sono passate ben 100 For Fun, considerando una settimana in 3 anni e mezzo, è tanta roba, e poi cominceranno anche i campionati, quindi aspettatevi il prossimo trailer del campionato, nella fattispecie dell'F1 XX secolo, l'annata la vedrete a breve, e niente, rimanete tutti sintonizzati e iscrivetevi al canale Twitch in primis e poi su tutti gli altri social, seguiteci ovunque. A questo punto possiamo chiudere qua questa fantastica intervista e chiudere quindi la For Fun numero 98. Un saluto a tutti gli spettatori che ci hanno seguito e buona serata, ci si vede lunedì prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao.